إذ يرفع إبراهيم الكبائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين La zona è questa, tra poco dovremo vederlo. Ricevuto. Appena superate quelle cime ci abbassiamo di quota. Tenetevi pronti a far fuoco. Proprio nella merda fino al collo, non hanno neanche un copeco. Che cazzo hanno preso tante armi? Qua ragazzi, venite qua! Come fanno a avere tante? E chi cazzo lo sa? Penso io. Levati di mezzo. Ci siamo, maggiore. Arrivano i blindati. Thank you.
Basta! Alzati, bastardo, alzati! Ha le mani sporche di sangue! Nessuna ferita e ha le mani insanguinate! È questo figlio di puttana che sgozzava i nostri! Sergente, basta! Vorrei già! Isamini most! Ce l'hai già, amati! Vuoi che ti canna venuta? Cosa sta urlando? Ci insulta, signore. Ma cosa dice? Perché i russi vengono qui? L'Afghanistan è la nostra terra. Noi non vi abbiamo chiamato. Dice che ci taglieranno la gola e che nessuno di noi tornerà indietro vivo. Che ne facciamo? Caricate i prigionieri sui blindati e bruciate le auto. Ce ne andiamo. Vieni qua tu. Muoviti, muoviti. Sali. Sali. Avanti voi, avanti. Che fai, Sasha? Chiudi il becco. Da qua. Sta a vedere. Buon viaggio, amico. E adesso via di qui, presto, presto! E siamo pronti? Sono tutti su i prigionieri? Uno ha tentato di scappare, abbiamo dovuto sparargli addosso. Ecco. Ivanov, dillo al maggiore. È così. Va bene, vai. C'è. Non è ancora tornato. Non importa, colonnello. Ripasserò più tardi. Un momento, Katia. Aspetta. Bandura ti lascerà. Questi sono affari miei, eh? Ascolta. Tu mi piaci, Katia. Non te l'ho mai detto. Ma mi piaci da molto. Per questo ho tollerato. Ho lasciato che tu vivessi con lui così apertamente. Avrei potuto fare rapporto, ma non l'ho fatto per te. Stai parlando sul serio? Ti pianterà. È un uomo sposato. In Russia ha una famiglia, dei figli. Io invece non ho nessuno, sono solo. Potremmo mettere su casa insieme. In quanto a Mikhail, ti dimenticherà. Questo è molto probabile, colonnello. Certo. Ma non lo dimenticherò io. Katia, credo sia meglio che tu dimentichi anche quanto ti ho detto. Perché dovrei? Perché è meglio che tu dimentichi. Tenente Steklov, signore. Cos'hai in quella borsa? Ah, è birra fresca. Sono stato inviato qui per prendere servizio, signore, e sto cercando il comando. Bandura. Come? Mi chiamo Bandura. Vieni. Bandura! Ehi, Bandura! Sempre in prima linea. Ti brucia proprio il culo, eh? Avanti, su. Quanti te ne sei fottuti, eh? E questo chi è? Un prigioniero? Sei di nuovo sbronzo, eh? Tesoro, sono il direttore del circolo. Io dovevo trovarti gli artisti e l'ho fatto. Sai che giorno è oggi? Oggi è il 13 di febbraio. Altri due giorni, sì. Due giorni ancora e poi via! Da questo posto di merda! Ti saluto, Bandura. Dai, su, cammina. Bel mestiere, direttore del circolo.
Il mestiere bisogna sceglierselo da bambini. Capito? E lasciami, non sono mica ubriaco. Sono solo spruzzo. Sì, d'accordo. Io ti spacco il muso, ragazzo. D'accordo. Tu non sai chi è Sivakov. Non mi è andata molto bene. Credo di essere arrivato nel momento meno adatto. Lei da quanto tempo è qui, maggiore? Da molto? Si vede che è qui da molto. A proposito, mi chiami pure Nikita. È davvero un gran peccato aver speso così soldi della gente. Sono soldi dati via inutilmente. Non lo ripetere mai più, capito? D'accordo, lo dicono tutti. Tutti chi? Adesso lo scrivono persino sui giornali. Dai, dai, indietro, indietro! Dai, dai! I bagagli puoi metterli da me per adesso. Grazie. Posso vederla? Uh-huh. Magnifica. Davvero magnifica. Ti piace? Sì. Prendila. Dice davvero? Si usa così da queste parti. Si dà all'ospite tutto quello che desidera. Grazie. Sì. Vieni, aiutami a slacciare le scarpe. Subito, signore. È un tuo parente? Chi? Sai benissimo chi. Sì, maggiore. È così. È mio padre. Ma questo non ha nessuna importanza per me. Lui ha la sua vita e io la mia. Lo sa che in Russia ormai non si riesce più a comprare niente. Qui invece dicono che è possibile trovare anche dei videoregistratori. Sì, è possibile. In rubli o in dollari? È possibile anche in rubli. Fantastico. Si sta veramente bene qui da voi. Peccato che sono arrivato proprio alla fine. In giro ci sono ancora bande di cani sciolti che ci attaccano. Davvero? Sì, predoni. Al seguito di un certo deal. Si stanno organizzando per attaccarci quando ci ritireremo. 3 anni fa lo avremo già distrutto, questo deal, con tutto il suo villaggio. Ma ora è diverso. Dobbiamo aspettare che ci attacchi ancora, che ci siano delle altre vittime. Solo a quel punto il colonnello darà il via all'attacco. Io darò l'ordine ai miei soldati e distruggeremo quel villaggio di merda. E anche se Adil non creperà, gli faremo passare la voglia di attaccarci. Come vedi, hai ancora la possibilità di guadagnarti la tua bella medaglia al valore. Eh? Qual è l'alternativa? Crepare. Comunque c'è sempre qualcun altro che decide per te e ti ordina cosa fare. Salve. Buongiorno. Tutto bene? Sì, sano e salvo. Ti presento il tenente Steklov. È venuto a compiere il suo dovere internazionalista. Beh, è un po' tardi. Io mi chiamo Katia. Nikita. Bevi qualcosa con noi? No, prendo servizio tra poco. Vi preparo un paio di cotolette e poi vado via. Per me non si preoccupi, grazie. D'accordo. Io dovrei andare dal colonnello. Il colonnello è allo stato maggiore. Ora andiamo. Forse è meglio che io l'aspetti fuori. Come vuoi. Perché non viene a cena da noi questa sera? Grazie. Arrivederci. Arrivederci. È davvero il figlio di Steklov? Sì. Vuole andare al mercato afghano. Vieni anche tu se vuoi. Posso portare Tania? Sì, certo. Non mi va di preparare le valigie adesso.
Magari le farò dopo cena, con calma. Tua moglie verrà a prenderti alla frontiera? Pensa se un giorno mi presentassi a casa tua. Te l'immagini, eh? Misha. Scusami. Ma almeno ti dispiace un po' che sto andando via? Sì, molto. Misha, c'è il tenente che ti aspetta. Lascialo aspettare. Mi si brucia la carne. Chi se ne fotte? Lì c'è ancora un sacco di roba. Hanno detto che dobbiamo bruciare tutto. Guarda. È giapponese. Di un po', l'hai rimediato qua? Certo. La colonna stava ripiegando verso la frontiera quando è caduta nell'imboscata. I Mujahideen l'hanno completamente annientata. È presumibile che fossero uomini di Adil. È solo presumibile? Io ne sono più che certo, colonnello. Continua. Quando sono intervenuto, lo scontro è stato rapidissimo. Le nostre perdite, un ferito, morto durante il trasporto in elicottero. Poi ci sono i prigionieri. Fammi un rapporto scritto. Sì, signore. Le tue proposte? Io consiglierei di attaccare Adil prima della nostra ritirata. Negativo. Domani mattina prendi una cinquantina di mitra. Munizioni, sacchi di farina, soldi dalla sezione speciale e porta tutto ad Adil al suo villaggio. Perché? Per poter partire senza vittime. E bisogna pagare il pedaggio. Questo non ti riguarda. Fa come ho detto. Laggiù, al posto di frontiera, ci sarà quell'ingegnere di merda, Gulakan. Mettiti d'accordo con lui per l'ora e i dettagli. Avanti. Permesso? Sì. Gli scaffali. Fate pure, ma in fretta. È arrivato Sakhalov. Avanti, voi due. Sì, signor colonnello. Sai di chi è figlio? Sì, certo. Mi hanno già telefonato. Ho deciso di affidartelo. Vogliono che un ufficiale esperto e fidato si prenda cura di lui. In che senso? Ti dico che comprare il video al mercato afghano è una stronzata. Devi comprarlo nel nostro spaccio militare, costa 3 volte di meno. E poi te lo rivendi al mercato afghano, ne ricavi talmente tanto che puoi comprarti 6 Shah. Con il mangianastri. 5 te le rivendi in URSS e l'altro te lo tieni. Geniale. Così avrai il video e ci fai anche un po' di soldi su. Tranquillo, ormai ho il sistema collaudato. Tenente Steklov. Arrivo. Ci vediamo dopo. Fatti vivo. Sarà qui fino alla partenza? Signor sì, signor colonnello. Sentito, maggiore? Benvenuto tra noi. Suo padre l'ho conosciuto, sa. Non di persona, si intende. Ma ho avuto il piacere di essere ai suoi ordini nel lontano 68. In Cecoslovacchia? Ah, che bei tempi quelli. Era tutto così ben organizzato. Ma quella era Europa, non come qui. I cechi sono ragionevoli, non ci sparavano. C'era cultura. Ci hanno chiamato e noi siamo andati. Sì, fu una brillante operazione strategica, ma politicamente ingiustificata. E chi le ha detto queste cose, tenente? Mio padre. Lo diceva sempre in casa. Ormai lo dice anche la televisione, signore. Al diavolo. Noi siamo solo soldati, non intellettuali o politici che chiacchierano e basta. In quanto a lei, può prendere alloggio. Da domani entrerà in servizio. Il maggiore Bandura è uno dei nostri migliori ufficiali e si occuperà di lei. Ha domande da fare? Nessuna domanda, signor colonnello. Vorrebbe andare al mercato. Vuole comprare un regalino per la madre. Mi sembra giusto. Organizzi tutto lei, maggiore, non c'è problema. Però sia chiaro che io non ne so assolutamente nulla. Salam, comando Sayyid. Buongiorno, Gulakan. Chi è? Tuo figlio? Il primo. Un altro Gulakan. Ne ho 2. Dove vanno portate le armi? Non scordate la farina. Adil ne vuole almeno 10 sacchi. Va bene, ma dove li portiamo?
direttamente al villaggio, ma non superate il ruscello. Quella zona non è di Adil. E tu dove abiti? Al di là del ruscello. Ma io non combatto. Io penso soltanto alla mia famiglia. Devo arrangiarmi. Se Adil chiama, io vado. Se chiamate voi anche, che altro posso fare? Quando le portiamo? Di mattina. Adil toglierà le guardie. Sì, più preciso. Tu hai studiato a Mosca, no? Sì, io ho studiato a Mosca, ma Adil non ha studiato a Mosca. Lui ha detto di portarle di mattina e... Alle 8 precise, va bene? Va bene, glielo dirò. Ah, ancora una cosa, Commander Saib. Al mio bambino hanno fatto la circoncisione e ha la febbre. Mi servirebbe dell'aspirina, è possibile? Va bene. E poi mi serve del legno. Devo fare una stanza per la moglie più giovane. Posso avere le casse delle munizioni? Me ne servirebbero 30. Il colonnello ha detto 10. 10 sono poche. Facciamo almeno 20. Io non ho casse. Ma se tu me le procuri, io ti do un Panasonic. È quasi nuovo. Aspetta, te lo faccio vedere. Ingegnere? Io non ho casse. Forza con questa cassa, dai! Ce ne sono ancora tante. Bel tempo, eh? Oh. Perché non rispondi come da regolamento? Signor sì, sergente. Tu sei un po' sporco, ragazzo. Dai, ragazzi, muovetevi, eh? Da qua. Vedi, questi fanno schifo. Li ho appena lavati, sergente. Ah, prova ad annusarli. E adesso senti i miei. Vedi che differenza. Dai, dai. Voglio che tu ti convinca che non ti sto fregando. Su, coraggio. Annusali e ti renderai conto. Non è un ordine. Fallo come amico. E adesso dimmi, c'è differenza? No. Stronzo, c'è differenza. Lo sai perché le tue calze fanno schifo? Rispondi secondo il regolamento. No, signore, non lo so. Lo sai benissimo, invece. Avanti, rispondi, dai. Devi dire così, non so né lavare né stirare perché mi sparo troppe seghe. Sto aspettando. Non me ne frega un cazzo dei tuoi calzini, ragazzo. Dovresti fare dello sport. Potresti cominciare dalla lotta libera. Avanti, fammi vedere cosa sai fare. Attacca! Non hai un minimo di forza, perché ti fai troppe seghe. Arsenov, piantala di fare lo stronzo e lascia stare il ragazzo. Si scherzava, maggiore. Alle 14 al posto di controllo, con un camion e due carri. Dire che è un suo parente. È il figlio, ma non devi dirlo a nessuno, eh? Certo, certo. Io non parlo. E se fosse il destino? Hai visto come mi guarda? Avresti una gran bella casa a Mosca. E potresti permetterti anche la donna di servizio, eh? Assumerò te. Fate scendere le donne! Ma quante ne avete? Ce n'è qualcuna disponibile? Certo. Ecco. No! Ho capito. Perché non ti compri un montone? Hai ragione, con questo caldo ci vuole il montone. Senti, non ti dispiace se Tania viene da noi stasera?
Le piacerebbe tanto conoscere questo Steklov. Portala, portala. Ivanov, non ti cagare sotto. Anche se qualcuno di questi stronzi tenta di provocarti. Sì. Devi stare calmo. Se ci riesci, resti vivo. Se no, fotti anche noi. E io ti strappo le palle. Turchesi Saib, compra Turchesi Saib, compra! No, niente Turchesi Saib, niente Turchesi. Tu vieni con me, vieni, ti faccio vedere i minareti. E due, e questi no. E questo quanto costa? E adesso un pugno quanto costa? Quanto, Commander Saib? Quanto, soldato? Prendi quanto. È buono. No, no, grazie. Sveglia, ragazzo. Ho detto che devi stare allerta. Fermala. Fermo, ho detto. Alto. Alto. Steklov. Sì, maggiore. Aveva una granata, hai visto? Hai visto? Tutti i suoi carri, presto! Muovete! Muovete! Porta indietro! Via! Indietro! Indietro! Porta! Porta! Fatevi lì! Donne! Via! Porta! Indietro! 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 Fate, ragazzi! Via! Andate via! Sotto, eh? Dovevi stare calmo, te l'avevo detto. Imparerai. Faremo come disse Lieni. Studiare, studiare e ancora studiare. Салам алейкум. Салам. Чту расти? Хвасту. Хвасти? Мале. Бачай кисти? Бачай гулахан. Гулахан? Калан шуди. Амин жусти? Мале. Чту расти? Хвасту. Хвасти? Бачай кисти? Перке нон фачамо ун бел бриндиси? Д'аккордо. A cosa brindiamo? Al nostro incontro. Con piacere. Quando sono partito da Mosca per venire qua giù, pensavo di trovare una specie di inferno. Invece sto scoprendo che si sta bene. È vero, hai ragione. Si sta bene qui. Katia, perché non bevi? E piantatela di guardare la TV. Che stanno dicendo? Secondo me quelli chiacchierano, ma non sanno neanche loro di cosa. Quando torni a Mosca capirai.
Tu pensi che una volta a Mosca io guarderò la televisione? Che cosa farai? Qualunque cosa, tranne guardare la TV. Beh, mi pare molto vago come programma. Tu invece scommetto che sai che cosa fare. Già. Io mi comprerò un bel appartamento, dal momento che ho vissuto sempre in subaffitto. E poi lo arrederò come dico io. Non ci riuscirai. Perché mai? I mobili li danno solo agli invalidi. E i negozi per stranieri? Li hanno chiusi. Ah. Allora, non so. Forse sarebbe meglio non tornare nemmeno a casa. Tanto io la Russia non la ricordo più. A volte mi sento estranea, non come qui da noi. Dove da noi? Qui, in Afghanistan. Tu da quanto? Io? 3 anni. Ah. E io da 5. Avanti. Bisogna che brindiamo. Questi anni sono stati i più belli. Che c'è, Misha? Che c'è? Ho detto qualcosa che non va? No. Scusami. Scusami, niente. Misha, non devi bere così. Perché? Perché sei abbastanza ubriaco. Perché pensi che io sia ubriaco? Che stai nella mia testa, tu? Perché tutti pensano per me? Cara mamma, fra 3 giorni saremo in Russia e, virgola, forse, virgola, io verrò a casa. Chiedi a zio Davide se devo fare ancora un anno di servizio militare, io non ci vado. Mi pare giusto. Niente paura. Avanti. Ti ci vuole un bel tatuaggio? Ti facciamo un'aquila, come questa. Su. Un po' d'alcol ti aiuterà. Ecco. Dai, Dennis. Mi raccomando, attento alla sfumatura. Stai tranquillo, ti faccio un taglio alla Michael Jackson. Bravo, dagli la canna. C'ho solo questa. Dagliela. Non fare lo stronzo, dai. Tieni. Erba! È spino anestetico. Senti qua, un vero soldato non ha paura del dolore, capito? Vasia, fagli vedere. Non sono un clown. Dai, fagli vedere. Non ce l'ho la bottiglia. Ce l'ho io. Prendila. Ehi, guardate Vasia. Ehi, aspetta. Ah! Hai visto? Pulite tutto. Siete delle bestie. Cosa? Calma, Vasia, calma. Diventerai anche tu una bestia, come noi. Dimmi, Tania, come mai Bandura, pur essendo in gamba, è appena maggiore? Si dice che mentre frequentava l'accademia, Misha diede del cretino ad un generale. E da allora quello gli ha messo sempre il bastone tra le ruote. Ah, è lui. Ne hai sentito parlare anche tu? Sì, sì, mi pare. Senti, tu vivi da sola? Dici qui o in Russia? No, no, qui, qui. Sto con altre 2 ragazze. Ah, allora possiamo fare 2 passi? Non vedo dove. Beh, possiamo andare laggiù, alla mensa ufficiali. Ma lì è tutto buio. Meglio, no? Racconterai di me a tua moglie? Se me lo chiede. E se non te lo chiede? Perché me lo domandi? Non farci caso. No. Non serve tormentarsi. In fondo succede sempre così quando si arriva alla fine di un capitolo. E quello che in un posto sembra importante, in un altro è solo una sciocchezza. Una volta in Russia sembrerà tutto diverso. Forse mi sposerò. Con chi? Che importanza vuoi che abbia? Con qualcuno mi sposerò. Per farci dei figli. Ormai è ora.
Ognuno la sua vita. Tu la tua, io la mia. Forse Tania ha ragione. Sono stati gli anni migliori questi. Per me, sicuramente. Sono stata anche insieme a un altro prima che arrivassi tu. Era un tenente, uno dei nostri medici rientrati in Russia. E allora? Gli addii si somigliano tutti. Bene, adesso è meglio che sparecchi. Misha. No. Qualcosa non va? Cos'è secondo te? Cos'è? È quello che vedi. Un bel pisellone con le ali. Io lo strozzo! Che razza di tatuaggio mi hai fatto? È solo uno schizzo. Per ora va bene così. In seguito diventerà un'aquila. No. A dirò a te, Mice. Adesso che non lo visto. Ti piacerà a spesciare tutti, Mice. Vale a spesciare i manti, Mice. Quello che non ho... C'è una fara stante. Drus non mi danno suoi. Mi fomi. Poi c'è una farasta. Gustam che drus non mi danno. Cioè dal hudu di... Non si giungo niente. Vi fermo niente. Gustam, ora spogli. C'è una orangia oriti. Чего рано будет? Уйти ему, ман. Бывай рам кардам. Куда кони ман сагардон ме монанд. Мон вали. Мазам хароб нако. Мо бо скоро хой моим таре дорем. Мон ки хамраш зиндаги кунад. Ivanov. Ivanov. Che fai qui? Ivanov.
Apri la mano. Apri questa mano, ti prego. Ivanov, ti prego, apri questa mano. Apri, dai. Dammela. Dammela. Ti prego. Ti prego, dammela. Senza linguetta, scoppierà. Fermo, dammela. Mollala. Dai, molla, ti ho detto. Fallo per me, mollala. Su. Forza. No, non ci riesco. Apri le dita. Aprile, piano. Piano così, ecco. Sergente Arsionov farà... Chi ha fatto quel tatuaggio? Ah, è stato uno scherzo. Va bene, allora scherza con me. Le farò male. Dirò che mi sono ferito in combattimento. Lasci perdere, maggiore. Comincia, dai. Ti sei fatto male? Nulla. La prossima volta ti farò male. Lascia perdere Ivanov, capito? Hai sentito? Certo, certo. E adesso fai una cosa. Invece di andare a dormire, vai a caricare la macchina. Domattina si parte alle 5. Una sola domanda, maggiore. Dov'era lei quando i nonni mi hanno insegnato ad essere un soldato? O lei non sa chi mi ha rotto i denti? Katia, sei una donna libera e puoi fare... puoi fare quello che vuoi. Io so aspettare. Non c'è problema per me, credimi. Ora non mi ami, lo so. Fa niente. Ti amo io, Katia. Che hai? C'è un'opera con una storia così. Forza con quelle casse, forza! Avanti ragazzi, sbrighiamoci! Non vedo l'ora di tornare al campo! Forza ragazzi, altri due! Andate a mangiare! Muovetevi! Andiamo, forza, forza! Forza con quei sacchi, forza, scaricate! Toboroncio! Bestia! E se questi bastardi, mettiamo il caso, ci attaccassero con le armi che gli diamo, tenente? Piantala, Onissimov. È più di un anno e combattiamo contro questo. Vero, Denis? Non si farà più adesso. La guerra è finita. Scusa, Commander Saib. Sono in ritardo. Lui è Adil, Commander Saib. Vi siete combattuti per anni. Ma non avrà messo. Dovrò andare a lasciare. Hare khwari Marokshast. Dice che mi volo, mi monast. Mi mon do di khodost. Dice che ti conosce bene, che gli hai ucciso due fratelli e un cognato, ma che ora sei ospite. L'ospite è un dono di Allah. Digli che anche lui ha ucciso molti miei fratelli. Commander Saib, mi gatkan tu ambaradorane orokshtei. Lui dice che i tuoi fratelli non erano suoi ospiti. Abbiamo finito, maggiore.
Digli che può controllare personalmente. Ma non so nemmeno chi sulla loro tavola vive. Prima della guerra non era nessuno, era solo un pastore, un miserabile servo. E ne avete fatto un eroe. Anche voi, Commander Saib, quelli che avete risparmiato si sono schierati con lui. Ma tu no. Tu non combatti con lui. Per me è peggio. Io sono tra voi e lui. Poi ci sono altri gruppi ancora, con o senza ideologia. E infine c'è il governo. Tutti combattono tutti. Ah, tieni, ti ho portato l'aspirina. Grazie, Commander Saib. Posso prendere le mie casse? Certo. Glokhon, sanno con roba con Obobar. Ma non è troppo pesante per lui? No, è già grande. Gli dici per favore se mi firma qui? Non so che qui. بسیار خوب. جسم الله بیار. ما حالا بسیار جهاد میکنیم. Dice di portare ancora armi, deve combattere a lungo. Questo potrà farlo, ma senza di me. Bisogna far bocciare. Potevamo tornare al campo tranquilli, no? Ci mancava pure che incontrassimo questo convoglio da scortare, eh, maggiore? به امان خدا. خیر شده. الله اکبر. Idiota! Ehi! Ehi! Rischiamo
tempo di saltare in aria! Devi andare di là! Dobbiamo spazzare via quei camion! O rischiamo di rimanere intrappolati! Andrà a fuoco il carro armato con la... Vai via! Via! Testa di cazzo! Fuori, via! Fuori! È morto. È già il secondo che mi muore a bordo a causa del tempo che perdo. Tutto per questo carrello rotto. Sta arrivando il gran capo. E lui? È vivo? Sì. Come sta? È ferito. Il sergente Sedic è morto. E io che speravo in un trasferimento in Ucraina. Ma quale Ucraina? La corte marziale, come minimo. E tu dov'eri? Dovevi proteggermi. Bel casino che hai fatto. Che casino? Chi vi ha attaccato? Non lo so. Non sai mai un cazzo tu. Lo so io chi è stato. È stato Adile e dobbiamo fargliela pagare. E se non è stato lui, come la mettiamo, colonnello? Che differenza fa a lui o altri? Non è regolare. Senti, e se lo radessimo al suolo, questo villaggio, ce lo leveremo dalle palle una volta per tutte. Provvederemo in seguito alle giustificazioni. In fondo ci hanno provocato. Colonnello, mi scusi, è per lei. Sì. Non lasciatelo andare. Tenetelo là, sto arrivando. Sale in macchina. Ma che succede? È arrivato Gulakan. Salam, comando sei. Indietro. Lascialo. Che ci fai qui? Lo sapevi che Adil ci avrebbe attaccato, eh? Non è stato Adil. E chi? Altri. Si trovano... Sai dov'è il mulino? No. L'hanno fatto per mettervi contro Adil. Chi è questa gente? Vengono dal Pakistan. Li comanda il figlio del nostro padrone. E Adil? Anche Adil li teme. Adil è solo un pastore. E ora dà fastidio. E come fai a saperlo? Avanti, parla! Parla! Sono venuti da me ieri notte. Mi è difficile rispondere. Allah lo sa che io dico il vero. Allora tu lo sapevi che ci avrebbe attaccato? Perché non me l'hai detto? Io ho paura. Ma di che cosa hai paura? Di che cosa? Perché non parli? Perché? No, non posso dirlo questo. Da noi... Parlerai e come, bastardo figlio di puttana! Oh! Basta così, colonnello! Basta così! Si calmi! Diavolo, anche tu! Alzati.
Parla. Tu lo sai che se non dici la verità ti dovremo fucilare. Mm? Voi non le conoscete le nostre usanze. La mia seconda moglie era promessa ad un altro. La doveva sposare il figlio del padrone, ma poi è scappato in Pakistan. Ieri sera l'ha vista e ha scoperto che l'ho sposata. Per adesso non mi faranno niente. Hanno il problema Adil. Li preoccupa di più. E mi usano. Attaccali, Commander Saib. Falli fuori. Per il bene di tutti. Al comando, presto! Vai! Ma perché te la sei sposata? Pensavo che non sarebbero tornati. Va bene, per ora resta qui con noi. No, non posso, Commander Saib. Loro credono che io sia andato in città. Se non ritorno, taglieranno la gola ai miei e se ne andranno. Ridagli il mitra. Grazie, Commander Saib. Ancora un paio di settimane e poi mi toglieranno questo gesso. Beh, vedi, non ho pazienza, il peggio è passato. Basta così. Mission. Che cazzo ci fai qui? Vai fuori, Mission. Qui non si può entrare. Vada fuori. Io volevo notizie di Steklov. Ha perso molto sangue il tuo Steklov. Lo operiamo. E adesso va fuori dai piedi. Ci vorranno un paio d'ore. Il vostro capitano è un figlio di puttana. Είναι σπίμα. Questo è il villaggio. Lato sud, la casa sul fiume, il mulino. Ora qui ci sono quegli altri, quelli venuti dal Pakistan. Non si può dire come reagiranno, ma non bisogna sottovalutarli. Considerando che il reggimento sarà in movimento e la sua relativa vulnerabilità in quel momento, ho preso questa decisione. Una compagnia arriva fin qui con i carri armati.
poi si divide. Un plotone taglia la parte nord del villaggio, dove sono gli uomini di Adil Kashid. L'altro plotone penetra nella parte sud, fa fuori la guardia e cattura i capi. Adil non lo tocchiamo, lui è neutrale. E se non lo sarà? Lo sarà, generale. Chi andrà? Il maggiore Bandura, è uno dei nostri migliori ufficiali. Avete copertura di fuoco? Prevediamo un'azione senza tanto rumore. In ogni caso abbiamo i Mi-24 più l'artiglieria. Tu cosa ne pensi, Jalal? Sono d'accordo. Approvato. Questi dove vanno? Mosca, è in grado. Hanno finito di caricare. Noi siamo pronti. Torre a tulipano nero. Prepararsi al decollo. Ricevuto. In Afghanistan, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана шпадал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. E adesso, adesso sentite quest'altra. Davanti a una moschea c'è un turista americano. Un musulmano si avvicina e gli fa Allahu Akbar. E l'altro, io cerco il bagno, non il bar. Scusate, signori, ma io direi di brindare a chi sta per andare in missione. Ben detto, generale, ne avranno bisogno. Jalal, mi dispiace per te. Ma Maometto ci ha sì vietato il vino, ma sulla vodka non si è pronunciato. E poi l'occasione è speciale. Il suo maggiore non ha bevuto fino in fondo. Si risparmia per domani, generale. Non ci pensare, Bandura. Fra un paio di giorni al massimo caricherai armi e bagagli e lascerai anche tu questo maledetto paese di merda. Questa è la peggiore delle tue barzellette. Mi dispiace, non volevo. Scusalo, Jalal.
Quando beve dice sciocchezze. Niente, non fa niente. Scusami, compagno, sono desolato. Volevo dire tutt'altro. Lasciamo perdere. Steklov, come sta? Male, generale. La guerra la fanno i politici e a noi spetta morire. Non esiste guerra senza vittime. E ce ne saranno ancora, specialmente qui in Afghanistan. Brindiamo per quelli che non torneranno. Gerard, allora? Come mai non ti associ a noi? La mia famiglia è rimasta a Kandahar. Sono in pericolo. Trasferiscili a Kabul. E poi, dopo Kabul? A Kabul dovrei prendere il mitra e difendere la tua famiglia. Non ho sentito, maggiore. A Kabul dovrà prendere il mitra e difendere la sua famiglia. Vada fuori a prendere un po' d'aria, maggiore. Dov'è il piede? Non lo so, quando l'hanno portato qui non l'aveva già più. È cosciente? A tratti. Prova a parlargli. Nikita. Nikita. Vivrà? Sì. Non potrà ballare né mangiare piccante. Ma tutto il resto lo garantiamo. Un po' d'alcol? No. Non bevo io. Posso parlare con Katia? Sì, ma in fretta. Allora, che cos'è che mi devi dire? Avanti, su, dimmi tutto. Ci risalutiamo. Voglio vederti a Mosca. E tua moglie? Sei proprio strano. Non faccio per te. Non sarei la donna adatta per un generale. Io non voglio diventare generale. Voglio rivederti a Mosca. Devo andare. Vuoi fare un tiro, maggiore? Perché non te ne vai a dormire? Per me va tutto bene, sai, maggiore. Tu, la tua guerra, il tuo esercito. Tanto io me ne fotto di tutti voi, capito? Me ne fotto.
Allora, che mi combini, Misha? Che ti frega delle cazzate che dice quell'afganoide? Vuoi mettere nei pasticci tutto il reggimento, eh? Chiedo il permesso di parlarle, signor colonnello. Ti ascolto. Chiedo di essere sostituito nella missione di domani. È una gran vigliaccata. Ma non voglio nemmeno costringerti. Evidentemente, le idee filo-afghane del nostro generale ti hanno suggestionato più del dovuto. Pazienza. E adesso sparisci. Non voglio più averti tra i piedi. In fondo ti ho sempre sopportato. Mi sei stato sempre qui. Posso andare? Devi. Forza ragazzi, prepariamoci. Avanti, in piedi. È vero che non viene con noi, maggiore. Non serve, maggiore. Faccio da solo. Pronti, ragazzi? Valodia! Scendi giù, che vado io. Ma che dici? Ho l'ordine del colonnello. E io te ne do un altro. Dovrò fare il rapporto. Allora che aspetti? Vallo a fare. Dai! Soldato, un secondo per mettere in moto e due per uscire dal campo. Forza! Avanti, vai! Fa quello che ha detto! Andiamo! Arrivando, ragazzi. Tutti in partenza, a quanto vedo. Si sbaracca. Servirebbero degli elicotteri da mandare in appoggio a quei ragazzi laggiù. Quali? Quelli di Bandura. Non aveva rinunciato. Ha cambiato idea all'improvviso. Va bene, ci vado io. Arsenov! Tenetevi pronti, si prosegue a piedi! Dammi la mappa. I carri li lasciamo qui. Io prendo la strada a nord. Sì. Tu invece vai a sud. Domani all'alba ci incontriamo qui. Al villaggio. Va bene. Cerca di arrivare in terra. Mi piace combattere con lei. Con me o in generale? Beh, in generale, ma con lei in particolare. Molta azione e poche perdite. Allora sputa. Sputa, dai. Che cosa farai da civile?
No, non lascerò l'esercito. Almeno penso. Ah. Io invece voglio... voglio fare il maître. In un buon ristorante. E perché? C'è bella gente. Si mangia gratis. Si incontrano donne. Ah. Poi ci sono anche le mance. Ma sì, io credo che sarò un buon maître. È facile per un militare. Generale Arsenov. Buon appetito. Scherza. No. 1, 2, 3. In avanti scoperta. Gli altri tutti con me. Avanti, in piedi. Di luce, no? Su, forza, avanti! Dall'altra parte dell'uscita, forza! Dammi la mano! Barelliere, arrivo! Che ci fai qua? E dove potrei andare? Ho già fatto le valigie. Prego, acqua. Subito, arrivo. Inclina, sì. Ecco, grazie. Vai a guardare nell'altra camera. È calda. Hanno già portato via i frigoriferi. Abbi un po' di pazienza. Quanto ancora? Appena arriva l'aereo, andiamo via. L'aereo è già atterrato. Coraggio, coraggio, non dormire. Tra poco partiremo. Posso prenderlo? Sì, certo. Hai molte valigie, tu? No, non tante. Io invece fin qua. Signore Dio, ti supplico, fa che resti vivo, ti supplico. Sono quasi le 5. Coraggio, Denis, si chiama Arsenov. Prepariamoci, ragazzi, tra poco comincia la festa. Occhi aperti, mi raccomando. Arsenov, se gli uomini di Adil si avvicinano, spaventali. Scapperanno sicuramente. Non hanno nessun motivo per attaccare. Sì, va bene. D'accordo. Piano,
Kate, è il mio indirizzo, in Russia. Scrivimi quando arrivi. Lascia perdere, colonnello, è meglio. Non essere testarda. Ho dato uno sguardo ai tuoi documenti. Tu sei sola al mondo. È vero, là non starò meglio di qua. Non intendevo questo. Volevo solo dire che potremmo unire le nostre solitudini. Due solitudini sono più tristi di una, colonnello. Potresti ripensarci. No. Credo di no. Amore, amore, portami con te, portami con te. یک چیز بد خورده نمیتیم بریم بچیم ma questo è Adil, è finita. Adesso i suoi mugiadini si scateneranno. Ma che ci faceva qui? Mordiamo! La radio, presto! Sì, maggiore! Arsenov! Metto le bandure! Certo, certo che ho capito! Maggiore, uomini di Adil ci stanno attaccando come delle bestie! Attenti! Via! Arsenov,
Tulipano 1 ad Aquila. Tulipano 1 ad Aquila. Tulipano 1 ad Aquila, rispondete! Non rispondono, maggiore. Devono essere rimaste intrappolati nel villaggio. Per loro è finita. Finita. E non ce la faremo neanche noi. Ragazzi, dobbiamo andare. Muoviamoci. Su, coraggio. Lasciate la zavorra. Su. Pronti? Seguitemi. Su, coraggio. Dai. Arsionov! Siamo noi! Ivanov! Dove sei? Ascolta, Vasia. È importante, invece, amico mio. È importante. Non importa. Andiamo. Faccio io. Coraggio.
Pronto, pronto. Mi senti, Bandura? Abbandonate il villaggio, presto. Thank you.
34? Ricevuto. È finita! Torniamo a casa, ragazzi! Torniamo a casa! Dobbiamo ancora arrivarci! Non portare Yell! Lasciate libero il campo radio! Torniamo a casa! Torniamo a casa, ragazzi! Lasciate libero il campo radio! Ma sta zitto! Chi ha detto sta